Radio News 24, on air. Ben trovati amici di Radio News 24, podcast on air, interviste e storie da raccontare. Oggi con voi Antonio Bellanca e come ospite speciale Sergio Sarri. Ciao Sergio! Buongiorno Antonio, buongiorno dalla Maremma. Esatto. Dalla Maremma toscana. Te sei un vignettista e grafico, raccontaci un pochettino la tua vita adesso, di cosa ti occupi di preciso. Allora, adesso proprio nel presente sto facendo molti quadri, perché ho fatto una mostra al Castello di Populonia, una personale, poi per esempio l'altro giorno ho partecipato a un bellissimo evento per le strade di Suvereto. Suvereto è uno dei più bei borghi d'Italia, fa parte del circuito antichi borghi. Poi fra un mese parteciperò alla Galleria Merlino di Firenze a una collettiva di artisti contemporanei, e poi a dicembre farò una personale alla Torre di San Vincenzo, che è un po' il simbolo del... Io abito a San Vincenzo, è il simbolo di San Vincenzo, un centro, un pieno centro che domina il porto. Complimenti, ma com'è nata questa passione verso appunto questa professione? Allora, professione è nata... Io ho sempre disegnato. Quando ero piccolo, ai tempi di Udine, ero allievo, non ero proprio allievo, andavo da un pittore seguendo un suo allievo, però il pittore preferiva la mia mano. Cioè, io sono uno che disegna con un block notes e un pennarello, non uso matite, io uso solo pennini a china adesso, e non uso né pennelli né matite né niente. È un tratto abbastanza, se io sbaglio ci riesco ad andare sopra, quindi non devo cacciar via tutto. E gli piaceva la mia mano. Poi negli anni 70 ho fatto alcune mostre di quadri, con una serie di quadri che ho fatto, fin tanto che mi invitavano. Quando nel fine anni 70 c'è stata la crisi, cioè non la crisi, tanti negozi vuotavano tutto, mettevano tre faretti, imbiancavano le pareti e affittavano ai pittori. Certo. Io non andavo a pagare per esporre, dovevano invitarmi, e il gallerista avrebbe dovuto prendersi una percentuale sul venduto. Se loro prendevano, parlo degli fine nell'80, 15 giorni, 500.000 lire, loro con un milione al mese avevano la vita. Vabbè, pagata. Non entriamo nei particolari monetari. No, era stata un po' la crisi degli artistica. Certo. Comunque poi io sono andato a lavorare in banca circa 30 anni, poi mi sono licenziato e nel 2010 è nato un progetto per un giornale spagnolo che mi chiedeva di fare delle vignette sulla massoneria. Allora, non è facile, io massone da tre generazioni non ho problemi di farle, però il problema era tradurre. Quindi ho dovuto fare 100 vignette per tradurne 40 che si potessero capire in spagnolo. Quindi ho fatto queste vignette, sono piaciute anche in Italia, due editori mi hanno chiamato, uno mi ha chiesto un progetto di un dizionario illustrato, e ho fatto un piccolo dizionario massonico illustrato, che è il mio libro di punta. Piccolo dizionario massonico illustrato. Ah, ok. Proprio. Sì, sì. Beh, te lo faccio vedere. Eccolo qua. Guarda, si riesce a vedere? Si riesce a vedere. Comunque, gli ascoltatori interessati sicuramente se lo scrivono su internet, suppongo ce ne siano abbastanza. Comunque mi trovano su Facebook, Twitter, Instagram, dappertutto. E infatti, a proposito, okay, dove possiamo trovarti intanto, Sergio? Facebook, Sergio Sarri, tra parentesi Fratel Pisquano, che è il nome del fumetto. E mi trovano su Facebook, Instagram, Twitter, dappertutto. Ma ascolta, con questa crisi, no, che stiamo vivendo, com'è il tuo lavoro? Hai innovato qualcosa? È successo qualcosa oppure niente? Ma io devo dire che sto tornando benino. Non a gonfie vele come poteva essere l'anno scorso, però non mi lamento. Anche perché spesso facendo quei quadri cose nuove, vedo che la gente è stimolata nel cercarmi e nel comprare. Ma invece il tuo progetto futuro, stai lavorando a un altro libro, un'opera, una galleria d'arte? No, adesso ormai sto facendo solo quadri. Ormai solo quadri, disegno solo... Sì, poi mi chiedono delle vignette
ho delle vignette che me le continuano a chiedere, non in coppia, cioè originale, me ne chiedono anche 7-8 alla volta. Però, ma privati faccio... oppure magari aziende o gallerie? Massoni. Le vignette sono dedicate alla massoneria, quindi molte anche in America, perché c'ho il libro in inglese, quindi che quello mi sta dando una buona visibilità dall'altra parte dell'oceano. Ma a che siamo, abbiamo intrapreso questo discorso della massoneria? Ti faccio una domanda, vediamo se mi puoi rispondere, se no facciamo finta di niente. Ma per quanto riguarda appunto la massoneria, no? Te dov'eri? Grande Oriente? Grande Oriente, sì. Grande Oriente d'Italia? No, dov'eri? Dove sono? Dove sei? Ok. Dove sono? Per chi non lo sapesse, Grande Oriente d'Italia è la principale massoneria italiana che è con sede a Roma, correggimi se sbaglio. Cioè la sede principale è a Roma, ma c'è in tutta Italia. Certo, ok, però... Ci sono logge sparse, ci sono circa 870 logge. Ma molte persone si chiedono questa massoneria, cos'è, cosa fa, e sai, ci sono un sacco di filoni di pensiero che non si capisce niente, no? Anche perché molta gente parla senza sapere. Certo. Proprio l'altro giorno ho praticamente bloccato uno su Facebook che continuava a fare delle domande assurde, sbagliate, che parlava, aveva poche nozioni e ben confuse. La massoneria è semplicemente una scuola di pensiero, perché ci accede solo il libero pensatore, chi non è vincolato da pregiudizi religiosi, politici, sociali, tutti, pregiudizi, dogmi. Okay. Noi rifutiamo il dogma, quindi... Ma per entrare ci vogliono ovviamente delle credenziali, bisogna essere presentato da un massone precedente e in più deve avere determinati requisiti. Ovvio, però calcolo, oggi nell'epoca di internet molte domande arrivano tramite internet, quindi non c'è una presentazione. Ah, non c'è più la presentazione. Ciò, c'è sempre la presentazione, però ovviamente non c'è più il fratello presentatore, cioè spesso non c'è più il fratello presentatore, però c'è ancora, però molta gente non sa, non conosce massoni, quindi chiede tramite internet, fa la domanda. A questo punto Roma, quando la riceve, la manda al collegio d'appartenenza, cioè alla regione, e da lì viene smistato nelle varie logge. Ok. Però c'è una prassi, non è un'iscrizione come il circolo della caccia, cioè, ovvio ci vuole 7-8 mesi per entrare, perché deve incontrare tre persone, deve essere giudicato. C'è poi anche un periodo di prova che... Ovvio. Certo. Beh, come tutte le cose c'è l'apprendistato, infatti l'apprendista è un apprendistato, uno certo. Deve star zitto, deve imparare, poi dopo man mano e poi va avanti. Sfatiamo il mito che il massone è pieno di soldi, perché magari molte persone pensano vabbè, tu sei massoneria, sei ricco, in realtà non è così, ragazzi, è media borghesia, c'è anche il ricco, soprattutto... ma c'è anche il povero. Sì, esatto, povero. No, quello che voglio dire io è che la massoneria non ti dà, cioè non ti paga, non è remunerativa, no, anzi sei tu che paghi la loggia in cui... Esatto, perché è tu infatti, che paghi tipo un mensile, un annuale per, diciamo, le pulizie del tempio, eccetera. Vabbè, c'è anche la luce, il gas, cioè poi anche le tasse, perché un immobile deve essere anche gestito dal punto di vista amministrativo. E quindi, questo, ecco Roma, cosa serve Roma? Roma è l'amministrazione. I nostri ascoltatori si chiederanno a questo punto: allora, per quale motivo, se io non ho un vantaggio economico, per quale motivo dovrei... È un vantaggio morale. Ok. È un arricchimento. È un accrescimento personale. Esatto. Perché tu fa dentro, parlando in loggia o ascoltando, senti delle opinioni. Però abbiamo detto prima che la loggia massonica in generale è apartitica, non ha apolitica, non c'è niente. È tu puoi trovare dentro l'estrema destra. Le riflessioni sono praticamente filosofiche la maggior parte delle volte, no? Filosofica è una parola grossa. Diciamo, si cerca di, ripeto, una scuola di pensiero, è una palestra del pensiero. Il pensiero in loggia si allena. Si allena, fa un percorso che dovrebbe arricchire la persona che lo fa. Ok.
E quindi diciamo fondamentalmente adesso l'iter può avvenire tranquillamente con una sottoscrizione, diciamo, Sì, al sito dove andrò in sì, Italia. mandare una mail. Ovviamente Chi si vuole. la loggia deve essere legata o alla residenza o al luogo di lavoro, e quindi verrà smistata poi dove c'è una loggia E che può accoglierlo. sfatiamo anche il mito del fatto che se una persona è massona, è un massone, deve. Massone. Massone, ci cioè, ho È sbagliato, irregolare, non c'è. Ci sono anche le scusa. donne, però anche la donna è massone, non è massona. Assolutamente. No, mi sono confuso. Lapsus di verbale, Freudiano. esatto. E no, se una persona è massone, fondamentalmente non deve essere una professione privata ed esclusiva, cioè nel senso si può pubblicare, come adesso noi ne stiamo parlando. Piano, piano, piano. Allora, io non posso, se esempio, uno che passa per la strada, tu mi chiedi quello è massone, io non posso dirtelo, a meno che non sia Licio Gelli. Se tu mi chiedi Licio Gelli è massone, io ti dico non lo so, mi dici che sono uno scemo. O tanta gente anche per Sergio Sarri. Dico Sergio Sarri è massone, se tu dici non lo so, lo dico, sei uno scemo perché lo sanno tutti di me. Capito? Quindi io posso dirlo di me, non devono mica. Ci sono il segreto, è un segreto un po' di Pulcinella, quello della massoneria, perché il percorso che tu fai è molto introspettivo. Quindi è inutile che io ti dica il mio di percorso, perché sarà sicuramente diverso dal tuo. Ecco dove sta il segreto. È un percorso mio, non tuo. Ma infatti Capito? quando si entra nel tempio non si vedono le facce, i volti sono coperti. No, non è vero. Il cappuccio viene utilizzato, una media, guarda, ti dico, nella loggia mia a Piombino, lo scorso anno l'abbiamo utilizzato 2 volte, il totale di 40 secondi in tutto. Ah, È ok. quando tu entri, prima di giurare, cioè tu giuri, poi ti viene detto, sei sicuro di giuri? Una promessa solenne, anche alla Costituzione italiana, tu devi promettere di essere un bravo cittadino, oltre che un massone. E allora ti viene detto se sei deciso a entrare o meno. E allora quando tu sei che puoi vedere, potresti dire no, non mi sento di entrare, allora per quello ci si copre. Perché se poi tu dici no, non voglio entrare, allora non hai visto chi c'è dentro. Ok. Ecco il succo, capito? Vabbè, comunque grazie mille Sergio perché fondamentalmente ci sarà tanta gente che ci sta ascoltando che diceva non capisco che cos'è questa massoneria qua e là. Ma Adesso sicuramente bisogna c'hai. Però leggere un po' anche, sapere le cose, capito? esatto, diciamo che effettivamente non tutti i libri sono giusti per imparare bene cos'è la massoneria, perché io ho letto diversi libri, non tutti spiegano effettivamente cos'è. Magari molti si riferiscono a miti e leggende che in realtà adesso non esistono più. Antonio, una cosa io dico sempre, la massoneria la vivi, non la leggi. La della massoneria puoi leggere la storia, ma i libri, tutti i libri che io ho letto prima di entrare, e infatti mio padre quando mi disse, allora cosa ne pensi? Dico, cazzo babbo, devo rileggere tutto perché non avevo capito un cazzo. Scusa il francesismo, perché la chiave di lettura ce l'hai al momento che entri, allora dopo li puoi leggere i libri. Tu prima, a parte la storia, è tempo sprecato. L'unico libro che io consiglio di leggere è Fratelli Maledetti di Roberto Gervaso, uscito edito nell'83. Uscito nell'83. Quello è un libro di uno che conosce la massoneria, c'è stato 30 anni di massoneria, e la critica. Perché io posso criticare mia moglie che la conosco, non posso criticare Antonio Bellanca che non lo conosco. Certo. Tanta gente vuole criticare Antonio Bellanca, senza conoscerlo, senza sapere chi è. Ecco il problema dell'ignoranza, tanta gente parla senza sapere, ha poche idee ma confuse. Hai ragione, Ecco. Sergio. Guarda, mi trovi pienamente d'accordo anche sulle critiche su di me. È la verità, non scherzo. Io ho preso un bel esempio, No, Madonna. sto scherzando, sto scherzando. Allora, grazie mille Sergio per i Di consigli, anche per Fratelli Maledetti, il libro che ci hai consigliato appunto di leggere. Roberto.
di Roberto. Molto bello. Mi raccomando, ascoltatori e ascoltatrici interessati a, appunto, a saperne di più la mostra di A, ascolta e leggetelo. Poi per quanto riguarda invece la professione di Sergio, bastate che scrivete Sergio Sari su Google, vignettista. Scusa, ti interrompo, siccome ho un parente che è omonimo, pittore, per distinguermi è meglio fare Sergio Sari massoneria, allora vengo fuori proprio solo io, lui non viene, se no veniamo fuori un po' tutti e due. Tutti avete sentito, ascoltatori e ascoltatrici, mi raccomando, scrivete Sergio Sari massoneria e trovate tutto quello che fa Sergio, e per qualsiasi informazione credo che Sergio sia disponibile per qualsiasi domanda. Informazione. Esatto, qualsiasi domanda gli vogliate fare. Grazie mille, Sergio. O anche per comprare i quadri. Oh, certo, ovviamente. Assolutamente sì. Sergio, grazie mille, una buona giornata, buon lavoro e a presto. Ciao, Sergio. Altrettanto e grazie. Ciao, Antonio. Buona giornata. Ciao.